Signore e signori, bentornati sul mio canale, qui è il vostro Tono Kit che vi parla e oggi siamo tornati con Formula 1 2023, pronti per scendere in pista, o meglio, stiamo già scendendo in pista. Signori, ho accidentalmente premuto il pulsante per andare in pista, meno male che il caricamento è lungo. Siamo a Monza, signori, siamo in casa nostra. Livrea speciale, signori, che adesso andremo a vedere nel giro di formazione che ho introdotto appositamente per mostrarvi in tutta la sua bellezza la nostra livrea. Ma andiamo subito a vedere Magari come sono andate le ecco qualifiche. Come si presenta la griglia per la giornata direi di che oggi. non bene, non bene. Dalla pole Davanti c'è una position, Ferrari, però, appena accanto sorpresa spazio per nel Lando tempio della Norris. velocità. Il resto della griglia invece Norris è Hamilton, secondo e le due Russell, Mercedes sono lì ad Alonso, inseguire. Perez, Attenzione, signori. Verstappen, Sainz è solo ottavo e noi signori siamo Albon, solo il undicesimi. ragazzo d'oro, Non Bottas, bene le Spyker Gasly, oggi, ma Ocon, anche il buon Sainz ha avuto Zhou, problemi in qualifica, quindi è Stroll, proprio un problema di macchina, di motore, Sergio, non va, non va. Bestie, Signori, tocchiamo i Tsunoda, 351 km/h Hülkenberg, e lì si blocca. Non c'è Magnussen niente da fare, e anche con l'assetto Pierre completamente Boucher. I preparativi sono quasi scarico, completati, ci che andiamo adesso in andremo pista. a vedere. È quasi ora di scendere in Quasi ora, va benissimo, va benissimo. Allora, notate già i colori diversi dei nostri, un po' di cose diverse ci sono. Andiamo a vedere la strategia di gara. Prima di tutto, ci danno questa alternativa? Ma assolutamente no. Partiamo con gomma soft perché dobbiamo recuperare tante posizioni fin da subito. Quindi va bene un 6-7, sono d'accordissimo. Su misura era sempre 6-7, quindi va bene. Giri 13, facciamo un bel 2 giri e 8 di benzina in più e vediamo se c'è da fare un po' di lift and coast. Per quanto riguarda l'assetto, signori, è un assetto che ho già utilizzato per Monza ed è completamente scarico a livello di aerodinamica. Quindi queste sono le scelte fatte. Dobbiamo stare attenti anche ai bloccaggi perché ne ho fatti parecchi. Forse, però, nonostante sia al 58%, insomma. Comunque, vabbè, questo è l'assetto, signori. Siamo pronti per andare subito in pista, quindi andiamo, accendiamo i semafori. No, non è vero, non accendiamo i semafori, signori, perché c'è il giro di formazione per farci vedere le gomme degli altri, ma soprattutto per farci vedere Eccoci anche qui, la giro di livrea. Vedete lì dal monoposto formazione di Carlos Sainz, per iniziare. la nostra Il secondo, livrea mentre ci avviciniamo, sempre di più alla tricolore, partenza. come di Quale consueto qui in scuderia avrà Italia. meglio? Chi di loro avrà ideato la strategia perfetta per la gara di Leclerc e oggi? Norris, medie, le due Mercedes con le soft Siamo aggressivissimi quasi e poi via pronti via gli alla griglia, altri. mentre le auto prendono Ci le interessano le posizioni Mercedes sulla a noi, griglia. eh. Al Peccato conduttore per Sainz che parte Giulio così inizia indietro perché i effettivamente servono anche i punti costruttori. Quindi Carlos, vedi di darti una mossa. Quello lì, il buon Carlos. Mi piace, signori, la livrea. Guardate che stile i copricerchi, copriruote, signori. Bellissimi, bellissimi. Solo per quello meritava l'acquisto perché ho acquistata con i punti. Pronti però per la partenza, concentrati. Buona la partenza, ma non solo la nostra. Prena prima che è meglio. Guarda qua come inchiodano. Toccatina da parte di De Vries. Sottoscocca ha preso una Ho botta, capito, ma De ultima di Vries serie. non sa guidare. Mi abbiamo lasciato abbastanza spazio, ma non gli bastava. Tagliamo in nona. Ecco, questo è il settore dove soffriamo di più, soprattutto se faccio questi errori del cazzo. Avvicinarci subito a Sainz e cercare di non perdere il gruppone lì davanti, dove forse una Mercedes è passata in testa. No, non è vero, non è vero, ha perso posizione la Mercedes. C'è il buon Leclerc da solo davanti. Attenzione, si aprono tutti a ventaglio. Mucchio selvaggio qui davanti a noi, signori, e sarà una gara bella combattuta, eh. Ok, sei Attenzione, nella Carlos ci top 10. prova su Perez. Niente, 3,51, basta, non va più di così. Madonna. Attenzione, ci proviamo su Carlos. Trazioniamo. Attenzione, ruota ruota con Carlos.
ruota, ruota con Carlos. Che fai? Non ci provi dalla distanza su Perez? Splendido, bella mossa. Mamma mia. Lo costringiamo a inchiodare, ma va bene così. Passa anche Carlos su Checo. Mamma mia, che partenza movimentata. Occhio a questi cordoli maledetti. Sottoscocca un po' danneggiato. Non ti preoccupare. Lo sappiamo che è tutto danneggiato, non preoccuparti. Attenzione a Russell e Verstappen in lotta. Forse problemi per Russell che sta perdendo diverse posizioni. Da questo giro potrai usare il DRS. Perfetto, ricorda grazie. Però che è consentito solo nelle zone DRS e quando attenzione. Sei a meno di un secondo dall'auto davanti a te. Madonna, Russell. Tiriamo un'inchiodata clamorosa. Guardate Sainz quanto è lontano dagli inseguitori, quanto li ha già staccati. Madonna, ma che rischi che ci stiamo prendendo. Inutili, tra l'altro. Siamo nettamente più performanti di tutto il gruppone qui davanti, ma niente, noi se non facciamo attaccare Sainz e se non sentiamo un po' di pepe al culo, non siamo contenti. Attenzione qua perché ha inchiodato Hamilton probabilmente. Oh, Carlos ci prova all'esterno. Vicinissimi troppo a Russell. E qua no, qua va a finire male. Ci stiamo avvicinando alla finestra. Qua va a finire male, siamo tutti, ma c'è un limitatore per tutti, dai, non possiamo andare tutti alla stessa identica velocità, non esiste. Madonna, i rischi anche in trazione. Dai, Norris. Mannaggia la puttana. Va bene anche così. Oh, lagatissima. Due auto alla volta, grande. Ma ho capito, ma non devi laggarmi così. Stiamo facendo esplodere il gioco, signore. Oh, guarda questo. Ma che cazzo è una gara di go-kart? Autoscontri? Mamma mia. Ma non mi scala una marcia. Oh, dove è andato Russell? Ma basta, danni ingenti. Ma scusatemi, ma io schiaccio tre volte per scalare la marcia, me ne scala due. Ma come cazzo è possibile? Sta succedendo il finimondo. Non ci sto capendo un cazzo. Ma va bene così, ci si diverte col limitatore. Guarda quanto guadagnano loro invece. Attenzione, Hamilton e Verstappen la lotta, ma ci fermiamo tutti. Madonna, abbiamo rischiato di tamponarlo. Tutti i box non potevamo prolungare perché avevamo dietro Sainz e gli avremmo probabilmente compromesso la gara. Speriamo solo che il traffico, anche se ho paura che ci dia fastidio a noi più che agli altri. Siamo magnanimo, fate i bravi. Eccola, fate i bravi cheat. Saranno terribilmente contrariati. No, io sono terribilmente contrariato. Siamo comunque nella stessa posizione perché probabilmente Norris ha avuto problemi di traffico. Però porca di quella puttana. Attuale. Ripartiamo, signori, con le medie hard per Verstappen, che forse può
fare un po' da tappo su Hamilton e permetterci quantomeno di tornare nel DRS. Non vorrei dire, ma sento anche il volante molle adesso, non so per quale assurdo motivo. Oddio, molle. No, davvero, io non capisco. Allora, già avevamo problemi di sottosterzo con le gomme soft, adesso sarà anche peggio. Sarà decisamente peggio adesso. Passa Hamilton. È entrato ai box Carlos intanto Sainz. È entrato ai box. Non abbiamo il DRS di questi davanti però, mannaggia. Oh, Norris! Devo fare una cosa tecnico-tattica. Rallentare, alzare il piede e prendere il DRS. Teniamo l'ERS. Teniamo l'ERS. Ci prova all'interno Norris. Poi diventa esterno. Sì, ma non l'ha fatta la curva Norris, eh. Vale anche così? Non facendo le curve? Sainz è dietro? Spero di sì. Attenzione Hamilton con Verstappen, che ha le gomme dure, ma la differenza al momento non si sente. Stiamo attenti noi con i cordoli. Facciamo bene, però esce bene anche Norris. Risparmiamo un po' di ERS. Oh, lungo! Verstappen dritto! L'abbiamo visto prendere una strada completamente sbagliata. Bandiera verde. Attenzione, è entrata Eccala, in pista la safety car. Fai attenzione, mantieni il tempo delta positivo o riceverai una penalità. Rallenta, sì, vai, tranquillo. Mantieni positivo il delta. Safety car che si ferma adesso, guadagna. Forse davanti si stavano già fermando, eh. Lawson e Leclerc, credo. No, non si sono fermati, attenzione, è la safety car, è lì. Possiamo superarla, che così acceleriamo? Dai, Lewis, vai, ti prego. Lewis, vai, perché sennò quelli guadagnano un botto e ci ritroviamo in quarta posizione quando saremmo virtualmente... Madonna. Accelera, Lewis, non farmi incazzare. Sì, praticamente stiamo correndo adesso, ma per andare a prendere, cioè tornare a filo del Delta Time, quantomeno, e sperare che Leclerc e Lawson non guadagnino troppo da il pit stop. Ti vedete che adesso Hamilton ha rallentato perché è in zona Delta Time. Abbiamo carburante sufficiente. Mancano pochissimi giri, tra l'altro, eh. Cioè... O almeno, quando la safety car rientrerà, mancheranno pochissimi giri. Quindi è un bel casino qua. Cioè, meglio, per carità. Dovessero anche restare davanti sia Lawson che Leclerc. Le possibilità ce le abbiamo. No. Nessuno ha visto niente, signori. Come se non fosse successo niente. Ma porca puttana, ma questo... Ostia. Questo qua mi inchioda davanti. Cioè, come fai a inchiodare così? Va bene il delta, va bene tutto, ma non puoi inchiodarmi così. Cercato di evitarlo, ma non ci sono riuscito. Vai, Lewis, accende. Niente, sono davanti sia Lawson che Leclerc. Eh sì, purtroppo. Ma si sono fermati almeno? Penso di sì. Raggiungi coda della safety car. Ma più che altro perché Lawson è a 9 secondi e rimane fisso a 9 secondi, come se stesse andando alla nostra velocità. Ok, adesso no. Stiamo avvicinando, ma riparte la gara più che altro. Siamo sicuri che riparta? Ok. Ok, va bene, signori, vediamo se riparte, quando riparte, e niente, ci risintonizziamo.
Attenzione, inchiodano tutti, inchioda Leclerc, inchiodano tutti perché rientra adesso la safety car. Ma in piena curva, ma siamo seri? Guardali però che sprint. Attenzione con l'ERS. Alle gomme, non dimenticarti dello stato delle gomme. Non devi rompere le balle. Però bandiera che cazzo. Verde. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 1,8 secondi. Scusa, Lawson. Mi dispiace, siamo arrivati tutti lunghi, anche Leclerc, abbiamo visto un bloccaggio, noi stiamo distruggendo sotto scocca pur di passare davanti a tutti. E l'abbiamo fatto, sti cazzi, signori. Oggi un po' così. Una giornata un po' di botte ovunque. Leclerc ha le soft però, maledetto. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 4 giri. E i giri saranno di meno, caro mio, perché sono 2 giri e mezzo. Mi dispiace per Lawson, ma dovevamo farlo. Quantomeno dovevamo provarci subito. Non ha sottosterzo di questa macchina oggi. Beh, giustamente l'assetto è per la velocità, quindi ho provato a mettere anche l'assetto famoso di Miami, ma perdevamo davvero troppo sui rettilini. Non arrivavamo neanche ai 340 km orari, quindi sarebbe stato abbastanza problematico. Attenzione, Lewis ci prova. Ci prova, ma non ha quei 2-3 km orari che gli servono per affiancarci. Noi dobbiamo riuscire a avvicinarci a Leclerc per avere il DRS almeno nell'ultimo giro, anzi, nell'ultimo giro. Che è lì che serve. Teniamo anche un po' di ERS che potrebbe servirci. Soprattutto per il sorpasso. Da provare, signori, dobbiamo provarci. Adesso abbiamo DRS, con calma, lui non ce l'ha. Abbiamo perso un pochino, usiamo un po' di ERS. Ma no, il DRS si attiva dopo 3 giri, mannaggia la puttana. Eh no, allora signori, è qua che dobbiamo spingere. È qua che dobbiamo spingere. È qua che dobbiamo spingere. Finiamo l'ERS del giro, ma adesso DRS si riattiva. Sentito, ripeto. DRS grazie al chiao, capito. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 2 giri. Ultimo giro, signori, ultima occasione per il sorpasso su Leclerc. Abbiamo un'ultima zona di DRS da sfruttare e quindi sfruttiamola. Madonna, i rischi. Siamo lontani. Siamo lontani e c'è Lewis. Siamo rimasti troppo lontani. Mamma mia, i pericoli, i rischi, signori. No, Lewis, tu non hai capito. Non vinceremo la gara, ma al secondo posto. Non ce lo porti via. Mamma mia, vince incredibilmente questa gara Charles Leclerc. Arriviamo solo secondi, ma mettiamo il muso davanti alla Mercedes ed era una cosa importante. Grazie per il tuo duro lavoro, una performance Prego. Incredibile, un ottimo piazzamento. Mamma mia, è stata ben dura fatto. Oggi, signori, è stata problematica come gara. Scontri, autoscontri, qualche entrataccia nei confronti soprattutto di Lawson, ma cazzi. Che si aggiunge alle tantissime spettacolari che... Mamma mia. Ed eccoci qui. Chippiamo, andiamo a vedere giusto il podio per vedere anche la tutina. Gara perfetta e guarda lì, hawaiana o... In realtà credo che sia dedicata a Miami. Bello il podio di Monza, Molto, molto bello.
Bravo Leclerc, bravi noi, bravi tutti. E si schizza e si stappa e si schizza. Tra l'altro ho visto sullo sfondo la pista con un muro bianco. Cioè le potevate mettere qualche texture in più, io mi dico, no? Non è che finisce la pista. Hanno tolto completamente curva 1 e tutto il resto. Va bene, va bene. Vediamo cosa è cambiato nella classifica piloti. Il ragazzo d'oro aumenta il suo vantaggio. Ha fatto il giro nel veloce. Oggi Leclerc, abbiamo visto 18.3, minchia. In pista. Ma tu, l'ha fatto all'ultimo giro. Ti indicheresti come protagonista del giorno? Per quanto mi riguarda, il mattatore di oggi è Charles Leclerc. Inarrestabile e ha corso con una tranquillità fenomenale. E passiamo ai costruttori. No, l'ha fatto all'ottavo giro. Mercedes aumenta il suo vantaggio. Nel frattempo la Ferrari ha migliorato la propria posizione. Noi il miglior tempo l'abbiamo fatto al penultimo giro. Avanza in classifica. Dopo una gara del genere, il mondiale di Formula 1 è più incerto. Vabbè, che mai. Restate con Sainz noi. Sainz arriva solo ottavo. Male, male, male. Infatti Russell è davanti a lui e la Mercedes guadagna un punto in più rispetto a noi, o sbaglio. Allunghiamo su Russell, ottimo, che va a 33 punti. E la Mercedes è a più 3. È a più 3, esatto. Va bene, signori, che dire, è stata comunque una gara divertente per quanto anche spaventosa a un certo punto, però l'abbiamo portata a casa, ottimo, ottimo risultato. Battiamo decisamente Russell nella rivalità, ci portiamo avanti, un 6-4, va bene, ci interessa gran poco, anche qui ci interessa gran poco perché ormai siamo arrivati nell'ultima stagione dove tutto è al massimo quasi. E siamo arrivati anche al turno 16, Singapore, signori, un'altra bellissima pista, eh? Ovviamente sono ironico. Qua, vabbè, investi nelle riprese, vai di... sì, va bene. Va bene così. A livello di soldi abbiamo 7 milioni e 2, a livello di strutture questa è a livello 3 e stavamo facendo le ultime cose di ricerca e sviluppo proprio della... ok, raggiunta capacità del reparto di resistenza e basta. In realtà non possiamo fare niente questa settimana. Va bene. Ok, abbiamo ricevuto i nuovi pezzi dalla fabbrica. Non è vero, ma che pezzi? Non è arrivato niente. Ma non è arrivato niente, ma che cazzo stai dicendo? Manca ancora 4 giorni. Ah no, questi, forse pistoni leggeri? Abbiamo aumentato ancora la nostra prepotenza a livello di motore, anche se raggiungiamo sempre il limitatore, ma dettagli. Signori, io come sempre vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un like, un commento, a seguire tutte le serie sul canale. Mi raccomando, supportate, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e vi do appuntamento con il prossimo video, il prossimo Gran Premio. Si va a Singapore, signori. Olè, tutti felici e contenti. Vabbè, alla prossima. Ciao ciao. We'll be right back.